so, questo non lo so. Io guardo il cielo, non è che sento i meteorologi, per carità di Dio. Questo è immaginato un po', no? Comunque, chi deve salutare, deve ringraziare qualcuno, vedi tu. Cominciamo con i ringraziamenti. Certo, ma buongiorno all'amico Angelo, alla sua regia. Salutiamo Davide Franceschiello che si sta preparando ad una puntata come al solito rovente di Lupus in Forum che si terrà in questi stessi studi questa sera alle 20:30 su questa stessa pagina. Salutiamo l'edicola Giannino di Cosenza, in via Misasi, già via Roma, e salutiamo anche l'edicola di Massimiliano Di Mari in via Fuggiuelle. Invitiamo le persone a frequentare le edicole, comprare i giornali, leggere, confrontarsi, discutere, non solo sui social ma anche per strada, quando magari farà più bel tempo. Andiamo? È un po' difficile, ma insomma. Comunque. È difficile. Con i ma. Se non hai le basi, perché non c'è più scuola in Italia, chi vuoi che legga più, scusami? C'è un disinteresse generale. Poi ne pensa un po' il disastro che c'è, non c'è politica, litigi continui, non c'è senso. Ma per esempio leggevo stamattina, ma allora leggeremo, che ci sarà una manovrina, che cosa vanno a fare? Si vanno ad attaccare ai tabacchi perché sono quelli più venduti. Vabbè, andiamo a noi, partiamo con una battuta molto bella, beccata stamattina mentre sfogliavo i giornali, perché io leggo, di Leo Longanesi. Dai il buon esempio! Che buon esempio? Lo leggo solo, quindi che buon esempio? Io leggo sempre, perché per me leggere è una questione di cultura, nel vero senso della parola, nell'informazione. Cosa leggere? È importante. E allora, una battuta bellissima di Leo Longanesi che dice questo, dice: è così eccentrico che se va ad un matrimonio vorrebbe essere la sposa e se va ad un funerale vorrebbe essere il morto. Questa è una battuta di Leo Longanesi. Andiamo allora a vedere i titoli. Il primo titolo è la Gazzetta del Sud che ti dice: Russia nel mirino, 11 vittime. Attentato a San Pietroburgo, bomba nel metrò, un boato agghiacciante e l'inferno. Anche una cinquantina di feriti. Prevale la pista dei kamikaze islamisti, era difficile farlo. Sui ceceni si scherza. Una pericolosa sfida per Putin. No, se fossimo stati in Italia sarebbe stata una pericolosa sfida. Lì la situazione è completamente diversa perché Putin non scherza, per cui lasciamo cadere la cosa, che è meglio. Altre, vediamo un po', l'impegno culturale degli studenti contro il clan, sono degli richiami, e Paola, rimangono invariate le tariffe dell'acqua, minacce telefoniche al sindaco Papazzo, e lavori sulla salute contro il calcio. Come? Ah no, contro i clan. Contro i clan. Lavori sulla Salerno, Reggio Calabria, che non l'avrei nemmeno letto, guarda. Lavori, quando calcio non mi riguarda niente. Lavori sulla Salerno, Reggio Calabria, dal sequestro all'Italia, ci sono stati moltissimi arrestati. Polemiche sui risultati dei congressi, c'è gente che parla di brogli, che Renzi è il risultato perché grazie a questi brogli, no, una cosa è certa, che non c'è pace nel PD. E all'interno, vediamo alla cronaca della Calabria, subito la cronaca della Calabria, eccola qui, dice:
acque costiere sotto osservazione. Ecco, questo è il lavoro della regione, regala i soldi ad un professore spagnolo che adesso deve vedere se sono inquinati i nostri mari. Si continua a disattendere quello che è il problema nostro, cioè la sporcizia, non l'inquinamento. Ma noi, bravo Liberio, continua a regalare soldi, dai. Tra l'ARPA, l'ISPRA, l'università, il CNR, compagnia, vai tranquillo e non ti preoccupare. Poi, tutto come previsto, Renzi domina le convenzioni dei circoli. Abbiamo già detto di quello che dice, infatti ne parla anche, poi approfondiremo con il Fatto Quotidiano, che parla appunto di brogli, lavori sulla SARC Salerno Reggio Calabria, ruberie e truffe, arrestati imprenditori e funzionari. Tanto per gradire. Vabbè, ormai l'Italia è una cellula impazzita. I migranti sfruttati nei campi guadagnano 20 euro al giorno, che è un'altra novità. Si sono sfruttati da... mi viene veramente da ridere. Andiamo ancora a vedere, ecco, PD primarie tra polemiche e numeri dubbi, Tursi è perplesso per le cifre da record dei tesserati Bruzzi e per i voti andati all'ex premier. Poi dice Occhiuto apre sulla metro, siamo disponibili a un accordo, e qui per dirti come vengono portate le notizie, questo la Gazzetta del Sud dice che Occhiuto apre sulla metro, poi invece ci sono gli altri due giornali che dicono sì, apro sulla metro ma dovete sottostare a quello che diciamo noi, gli altri due, immaginiamo. La verità adesso ve la dico io, immediatamente, d'accordo? Così immediatamente contraddiciamo i colleghi. Occhiuto non vuole la metro, cominciamo con dire, e sta ciullando nel manico, e adesso vi dico anche perché. Perché lui vuole chiudere, lo ripeto e non ve lo voglio dire più, va bene? Continuate ad andare dietro a questo sindaco e vi troverete veramente ribaltati, Io non sto scherzando, perché lui le ha dette certe cose, ma siccome, come poco fa diceva la cara Maria Rosa, leggete, questo è il motivo di leggete i giornali, bisogna informarsi, no? Non bisogna soffermarsi agli omicidi, e morti, arrestati, ma leggiamo anche la cronaca, perché lui le ha dette le cose, lui le dice le cose, giusto? Questo è, no, non prende in giro, le dice con chiarezza, e ha detto che di Viale Parco lo vuole chiudere, vuole fare un parco giochi, per cui metro non ne vuole fare, questo è, l'ho detto. Poi passo e dico un'altra cosa, andiamo, via Milelli e i rivocati trascurati dal municipio, qui c'è una fotografia di come verrà Piazza Riforma, non ho bisogno della fotografia, ve lo ripeto, anche qui fanno le riunioni, si fanno prendere in giro. Chiuderà via Riforma, una sola stradina ne verrà fuori, cioè quella su via Rivocati. Immaginatevi voi, praticamente c'è una limitazione al traffico e sei paesi non scenderanno a Cosenza. Quindi significa, secondo i principi di urbanistica, schiacciamento del commercio. E qui me la prendo con i signori commercianti, e mi raccomando, continuate, tranquillo, proprio mi somigliate ai messicani di una volta, mi dicono che adesso il Messico stanno benissimo perché hanno fatto passi da gigante, ma una volta i messicani si mettevano un sombrero e dormivano, continuate, io conosco il Cosentino, Quando si accorgeranno che questo fa la città tutto pedonale e non si può più viaggiare in macchina se non camminare a piedi, pedibus calcantibus, dicevano i latini, quando si accorgeranno i commercianti di non poter più avere i prodotti, perché chi ci porta? Lo ripeto, la battuta. Berlusconi con il...
vabbè. Poi vedrai che cosa succede. Io lo sto dicendo, li sto prevenendo, per far sì che non è che li invito alla violenza, ma invito ad andare a discutere con questo. Ma sappiamo se le delegazioni si stanno recando. Ma quale delegazione? Ma che delegazione? Ma non sanno niente. Ho fatto un giro io attraverso i commercianti di Cosenza, alcuni amici mi hanno detto, ma tu dici davvero? No, scherzo, sono venuto a scherzare, ho detto, ecco, leggeteli qui. Esatto. Va bene. Io mi ricordo molto a TV, invece. Vabbè. E lo vedremo, i partiti iniziano i lavori, così attivi che iniziano i lavori. E questo è il discorso. L'opinione pubblica, nel senso proprio di cittadinanza, sta ponendo molte obiezioni a questo punto della bellezza che parrebbe servire a nascondere invece problematiche reali che la città vive, a partire dalla sanità. Ma infatti, sanità, ma la sanità... A finire a quartieri come via degli Stati... E come la vecchia via Popiglia, adesso insomma stanno cambiando la toponomastica, ma in ogni caso è attraversata dalla storica via Popiglia, la parte la via Popiglia a est della, della città. E quindi i cittadini stanno invitando invece l'amministrazione a occuparsi, a fotografare e a occuparsi dei reali problemi della città, fermo restando che abbellirla, ricrearli intorno degli attrattori è comunque importante. Ma i gravi problemi della città è la pulizia della città. L'ospedale non c'entra niente, lui che cosa c'entra lui? Ma è la prima l'ospedale non c'entra assolutamente nulla, la sanità non c'entra lui. Ma la sanità c'entra la regione c'entra la sanità, i politici la regione, ma il sindaco non può farsi portatore di questa esigenza presso la regione. E che fa? Si sta litigando con Mario Ciuto, sembrano due comari. Non è che cercano di concludere qualcosa. La che magari non è un problema. No, no, in tutto perché ha già litigato. No, ma infatti sto dicendo questo, che prima bisogna vedere quelli che sono i problemi, quale appunto la pulizia, la rivalutazione di Vagliolise, che la gente non ci va più e i treni vengono completati. Ecco, qua potrebbe interessarsi di queste questioni. Le scuole sono senza banchi, le scuole sono abbandonate a se stesse e non viene fatto nulla, capito? E invece il sindaco pensa agli orpelli e pensa a chiudere la città. Se questo... non puoi creare gli indotti intorno, perché se il turista viene qui e però poi trova le strade sporche e ha difficoltà ad arrivarci. Io mi ricordo che durante la mia esperienza amministrativa accompagnai una referente, eravamo nel 2009, quindi Expo poi sarebbe stato nel 2015, una referente di Expo 2015 che era venuta in visita a Cosenza per creare un collegamento. Quando siamo state nel centro storico, ah, bello, sì, andrebbe ripreso. Quando siamo stati nel centro, nel museo all'aperto, ha preso il telefono e ha telefonato all'allora sindaco facendo un cazziatone terribile perché il centro della città era molto più sporco, molto più invivibile del centro storico. Pensa un po'. A prescindere dal fatto che io ho seri dubbi che a Cosenza vengano turisti, sinceramente. No, perché non capisco il motivo, cosa possano essere attirati i turisti più a Cosenza. In Cosenza può essere attirato il turista il centro storico, è abbandonato a se stesso, quindi che viene a fare? Va al castello dove niente di meno, ho fatto una battaglia di 10 anni, ma l'ho perduta, e ci hanno messo l'ascensore, il castello di Federico II con l'ascensore. Ti prego, effettivamente, o gli rilasci la struttura di 800 anni fa, o è inutile che mi metti l'ascensore, che fai? Quindi chiedo il motivo per cui un turista dovrebbe venire qua a Cosenza.
Sì, ma ci viene per caso qualcuno che non conosce Cosenza. Deve camminare in mezzo all'immondizia, non ha nulla da vedere. Sale, vuole andare al centro storico e deve passeggiare con i topi. Non è aperto nulla, non c'è un negozio, c'è qualche bar, c'è, ma proprio verso la fine della salita, vicino a piazza della prefettura, quindi non capisco che viene a fare. In ogni caso, ancora siamo considerati un attrattore culturale, tant'è vero che ieri sono stata ad un seminario della Camera di Commercio che è relativo ad un bando del Ministero dei Beni Culturali ed è destinato ad alcune zone del sud che rappresentano degli attrattori culturali. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, le zone a trattore culturale sono considerate Cosenza per Palazzo Arnone e la Sibaritide per gli scavi archeologici. Sì, quindi, ma questa è una responsabilità. Ma su quale basi? E quello lo sto predicando. Ma su quale base? Quale cultura? Non la capisco. Quale? Dov'è sta cultura? È quello che si intende per cultura. Questo è il discorso. Non possiamo parlare di cultura del genio perché non abbiamo assolutamente nulla. Va bene. Poi devo sapere questa cultura, dove la caccia? Questi che parlano, si straparla. E dov'è la cultura? Noi non abbiamo avuto possibilità di avere cultura negli anni perché chi parla non ha studiato la storia di Cosenza. Io lo posso dimostrare in qualunque modo. Vengano qua. Li invito. Il Ministero dei Beni Culturali. Come? Il Ministero dei Beni Culturali. E dove la poggia questa cultura? E deve poggiarla sulla Sulla nostra lettura. Di che? Ma per favore, non è. Mi ricorda che il tempo è tiranno. Angelo mi ricorda che il tempo è tiranno. Tiranno? Perché sì. Cosa? Andiamo avanti. Ma che significa? Stiamo discutendo di una cosa importante, è il tempo è tiranno. Ci sto discutendo che non ce n'è cultura, quale cultura c'è? Se Cosenza negli anni ha avuto sempre guerre continue e non ha avuto un attimo di pace. Che ci ha avuto a Bernardino Talesio, e questo ci ha avuto, lui è un filosofo, ma nient'altro. Quindi abbiamo una biblioteca che sta chiudendo, hanno pagato i dipendenti, l'abbiamo letto qui, e chiuderà, sapeva. Ne abbiamo un'altra, io devo andarmi a fare una passeggiata alla Biblioteca Nazionale perché devo andare a parlare con la direttrice, voglio sapere dalla direttrice le entrate nella biblioteca, lo voglio sapere, voglio i numeri. Voglio vedere chi va a studiare in biblioteca. Giovedì pomeriggio alle 17.30 ci sarà un'iniziativa su San Francesco di Paola alla Biblioteca Nazionale, la presentazione di un libro su San Francesco di Paola. Possiamo andare? Possiamo andare. Francesco di Paola. Cronaca delle Calabrie. Vabbè, cronaca di Calabria, si parla qui di una morte sospetta, il giudice ha respinto l'archiviazione del caso della morte di Vincenzo Sapia perché non è convinto che la morte sia stata casuale, perché questo Vincenzo Sapia è morto dopo una colluttazione con i carabinieri. Ci vuole approfondire. Poi parla degli arresti per la Salerno Reggio Calabria, hanno rubato moltissimi i soldi, poi c'è questo richiamo qui che ne ho già parlato prima, cioè un professore spagnolo che va a monitorare l'acqua per analizzare le alghe e vedere se c'è inquinamento. Respingo violentemente una simile sciocchezza perché i nostri mari sono stupendi come non mai, bisognerebbe fare un altro lavoro che nessuno però vuole fare. Come poi come avevo detto, la Gazzetta del Sud dice una cosa, il cronache delle Calabrie dice metro occhiuto frena ancora, quindi abbiamo due notizie completamente diverse. Dimenticavo di dire che nuovi sensi di marcia intorno a Piazza Bilotti, praticamente via Simonetta e a scendere, da via Roma però, si va sulla destra via Simonetta, invece si sale da via Rodotà. Non so dove porterà questo perché secondo me creerà una grandissima confusione. Già confusione a Cosenza, non si può più guidare la macchina perché è assurdo, specialmente in alcuni orari su
via Roma. Immaginiamoci un po'. Vediamo qua, obiettivo puntato su mari e coste. La cosa che mi fa molto ridere, sai qual è? È che quando arriva il mese di aprile, no, cominciano a muoversi la regione, Arpacal e un professore spagnolo, perché devono vedere la situazione dei mari e delle coste. Non ci pensano a questo durante marzo, durante novembre, durante ottobre, perché è allora che tu devi lavorare sulle zone, no? Su queste zone marine. Oltretutto ordinando ai sindaci di pulire i fiumi e i tornei, perché sono sporchi. E poi è chiaro che a piangere le conseguenze sono i mari. Ora, tranne tre o quattro punti nostri sui 745 chilometri di costa, gli altri sono abbandonati a se stesso, ma non per questione di inquinamento, ma per questione di sporcizia, oltretutto, ma anche perché non c'è nulla che possa attirare il turista, perché sono veri e propri collegi, cioè dove ti vai a divertire la sera, non c'è nulla, nulla di nulla. Assolutamente, che vai a fare al mare? Chiaramente preferiscono altre zone. E quello che è cosa grave è che noi abbiamo coste meravigliose, che ci fosse una certa organizzazione da parte della regione, che i soldi ce l'ha, ce li ha e come ce li ha, ma non intende spenderli per dare visibilità in queste zone meravigliose. Quindi cosa ci deve venire a fare un turista? C'è una perdita annuale di non poco conto, parliamoci chiaro. Poi mi documenterò, perché mi pare di aver sentito numeri differenti comunque. Oh, l'anno scorso c'è stata una perdita secca, gli alberi che parlano di questo, non sono io. Sai, né puoi vedere il fatto che ci va, la gente non si ferma più al mare, ma vanno ogni giorno. E vabbè, chi è vicino che fanno? Hanno altre possibilità, dove te ne vai? E ci vogliono soldini, sai, l'euro, attenzione. Come vedi, anche qui abbiamo la contraddizione sulla metro sì, ma alle nostre condizioni. Quindi, come vedi, c'è una disparità della cronaca. Io ribadisco il mio concetto: lui non ha nessuna intenzione di farla, perché volendo chiudere Cosenza non ci sono, avrebbe tante altre cose da fare, come giustamente fai rilevare tu. Innanzitutto la pulizia della città, perché soffre terribilmente e non vedo vie d'uscita. Poi la rivoluzione, ma questo tocca a Mario Oliverio, la rivalutazione di Vaglio Lisa, perché a Mario Oliverio è la regione che si deve interessare di quelle che sono i treni, gli orari. Vedo che tranquillamente, come abbiamo letto l'altro giorno e tu hai sottolineato, ci sono ritardi continui, soppressioni di treni, la gente per raggiungere Paola. Ecco, anche questo, se viene un turista a Cosenza, no, e vuole andarsene al mare in treno, come ci va? Oppure in montagna, lì è chiuso proprio. Lì c'è la Cosenza Camigliatello, che era uno spettacolo, è chiusa completamente. Come vedete, ci sono i problemi, e sono problemi interessantissimi, non le varie sciocchezze di chiudere le piazze e le strade. Bisogna capire quali sono le priorità. Che sono priorità? Che sono priorità per Bacco? Sono priorità e non scherziamo. Altrimenti poi scatta la rassegnazione, se si butta fuoco su tutto, no? È chiaro che poi trovi il commerciante che ti manca il bello a fare, tanto è tutto inutile. Vediamo. Bisogna cominciare. Com'è? Da qualche parte è possibile cominciare. E vabbè, ma non puoi cominciare con una confusione che ci si ritrova in questa maniera. A volte quando si mette ordine esce la confusione. Si mette ordine? Sì, perché bisogna continuare a mettere ordine.
false visite all'ASPE, dice, qui di scena il tuono dell'accusa, sono stati fatti dei certificati falsi e questo sta indagando il pubblico ministero. Poi rende giunta a rischio sui debiti, consiglio comunale convocato per il 12 aprile, l'NCD in disaccordo sull'approvazione di un punto dell'ordine del giorno. Poi troppi incidenti sulla statale 660, qua stiamo parlando di Acri. Quando piove il mando stradale diventa scivoloso e pericoloso. San Giovanni in Fiore, il sindaco difende l'operato dell'amministrazione. Veleni tra cambia Paola e PRC, Rifondazione non si candiderà con la sinistra, soprattutto con il PD. Ricordiamo che Paola è uno di quei centri dove si voterà l'11 di giugno per quanto concerne l'elezione del sindaco. Cambia Paola è un movimento? Cambia Paola, sì. Dicono che ce la dovrebbe fare Perrotta, però è tutto da vedere perché la situazione è piuttosto difficile. Vediamo altre cose dalla provincia. Amantea, scuola media, indaghi la procura, interrogazione del segretario regionale Giuseppe Graziano, regione e provincia devono costituirsi parti civili nell'eventuale processo. Vedi, le scuole sono anche in crisi terribile, va bene. Sullo Ionio una modifica alla legge regionale darà più tempo al referendum, una forbice di 90 giorni dall'esecutività delle delibere. Sulla sanità da anni uno spettacolo poco edificante, la sanità che dicevi tu, ma in Calabria è tutto uno sfascio, insomma, non è solo Cosenza, e questo perché quelli che erano la vitalità dei vari paesi, cioè gli ospedali, sono stati fatti a pezzi. Rossano, lì poi c'era Trebisace, c'avevamo Paolo, c'avevamo Cetraro, Praia, a Scalea hanno costruito l'ospedale nuovo per tenerlo chiuso. Lungo, certo, esatto. Castrovillari. Sì, ma soffrono enormemente questi atteggiamenti di continui boicottaggi. Dice il Fatto Quotidiano, nella metro il terrore islamico dà una mano a Putin. Secondo, e per orrore a una settimana dalle manifestazioni antiregime. Gli 007 mostrano le foto del presunto attentatore e annunciano altre misure di sicurezza. Poi ti dice qui, bollette più care, opere d'arte vendute all'asta e regalino a B. B sarebbe Berlusconi. B puntato. B puntato. Sarebbe il provvedimento nato a favore dei consumatori, è rimasto fermo in Parlamento 2 anni e si è sbloccato ora, che contiene una lista di aiuti a grandi gruppi. Dalla fine dei prezzi calmierati sull'energia, che aumenterà i costi per milioni di famiglie, e questo è un danno notevolissimo, alla riduzione dei vincoli per vendere all'estero i nostri capolavori. Tra i beneficiari la sorgenia del renziano Chicco Testa. Matteo fa il bullo tra brogli e litigi, ma già è stato accusato qui a Cosenza, ma ora fanno paura i non iscritti del PD. Poi non solo Madia, scrittori, giornalisti, filosofi, col vecchio vizio di scopiazzare. Che vuoi fare? Scopiazzi? C'è un sacco di gente che copiando ha fatto la sua fortuna. Ma se non vedi il tuo discorso di apertura e di invito a leggere, no? E se tu non leggi, come scrivi? Dove trovi parole, idee? Questa è la lettura. Elaborare e produrre una tua
tua idea. E quadri, come ha scritto? Una tua tesi, tesi. Eh sì, ma se non sei scritto, è qui il discorso, no? Vediamo un po', voglia di sparare la paura dei criminali arma ai cittadini, in un anno 150.000 nuove richieste per avere una pistola. Per favore. L'imprenditore Fassa, ne ho 7 guai a chi si avvicina, chi siamo noi questi? Ecco, un certo tipo di stampa si sottolinea molto. Sono non possiamo imitare gli americani in questo, lasciamo stare, lì c'è il permesso di comprare armi. Già sangue tra femminicidi, adesso genocidi del sabato sera, insomma se ne sparge parecchio in Italia. Con i femminicidi siamo a una media altissima, quasi una al giorno. Benedizione, adesso purtroppo si stanno aumentando, non so se è un periodo, un momento, mi auguro di sì, però nel giro di una settimana due giovani. Vedi, l'alcol e le droghe sono una cosa terribile, perché vedi che ieri leggevamo che per futili motivi c'è una battuta, oggi non ti puoi permettere di fare una battuta perché rischi. Perché si annebbia il cervello e perché una battuta può sembrare chissà quale offesa, e non c'è niente magari, no? Questa è la verità dei fatti. Poi qui a centro pagina dice: attenti a Minniti, il nuovo padrone del PD, sorpresa, il ministro dell'interno è apprezzato anche a destra. Naturalmente qui, siccome si stanno facendo le primarie, ecco perché, ma credo che da questo punto di vista dovremo sopportare per altro tempo Renzi, cioè almeno fino a quando ci saranno le elezioni. Se non vado errato, nel 2018 dovrebbero essere, sempre che non ci sia uno scioglimento. Ma sciogliere adesso le Camere significherebbe sì andare a votare, ma creare solo più confusione di quella che c'è, perché c'è una cosa indegna. Abbiamo ancora 10 minuti, mamma mia, oggi siamo andati come dei treni. Ricordare che comunque queste polemiche hanno sempre accompagnato le primarie del PD, perché l'accusa che viene fatta è che insomma questi tesserati che vanno a votare non è che siano persone che frequentano i circoli, le sezioni, e magari insomma sono persone che sono tesserate pochi giorni prima, però queste sono cose molto verificabili. Insomma, il dato più interessante da leggere è invece la percentuale degli iscritti che è andata a votare, il calo di iscritti o meno. Insomma, io leggerei più questi dati, anche tu se quindi non pensi che le modalità di voto sono pure interessanti. Tu non pensi che ci siano verificarle. Non pensi che ci siano stati brogli? Ma è brogli di questo tipo, non so se nello statuto è previsto che può votare solo chi si è iscritto per esempio all'interno di alcune associazioni, sì, bisogna essersi iscritti almeno insomma un certo periodo di tempo prima per poter esercitare il voto in quell'esercizio. Ma io se si parla di brogli, i brogli secondo me sono state, come si dice, l'anno scorso trovarono delle tessere, delle schede che erano già compilate, questo si intende come broglio. O come è stato messo anche in evidenza, molta gente è andata a votare 2 o 3 volte. Quindi vuol dire che non c'è, e questo brogli. Che non posso andare a votare, non posso andare a votare. Del regolamento. È troppo facile in questa maniera. Anche queste sono cose facilmente verificabili. Se uno è andato a votare,
E quando i qualifici, intanto i risultati, ma i risultati sono venuti fuori, e va bene, d'accordo. Vediamo adesso, con quel poco che ci resta, che dice il Corriere dello Sport. Dice: la Juve abbraccia il baby Betancourt, l'uruguaiano, a Torino per le visite mediche. Poi si comincia a presentare il derby tra di Coppa Italia, tra Roma e Lazio. Poi c'è la sconfitta dell'Inter in casa per 2-1, e dice il giornale: la Champions resta un sogno. Beh, dal sonno a questo punto è normale. Poi parla del Crotone. Il Crotone, ricordiamo, ha vinto a Verona contro il Chievo, e quindi ha fatto un notevole salto in avanti. Ancora è dura, però c'è la grande volontà della squadra calabra, che si trova a 5 punti dall'Empoli. Non è tutto finito, mentre per Palermo e Pescara i sogni della Serie A si sono conclusi. Poi una notizia di tennis: Robert Federer, stupito anch'io, cioè Federer ha vinto il trofeo di Miami battendo in finalissima lo spagnolo. Vediamo se all'interno c'è qualche cosa. Non di calcio, perché il calcio, ricordiamo che il Cosenza si prepara alla trasferta di Monopoli, ma non togliamo all'ottimo Franceschello quello che dirà in serata, appunto, sul Cosenza. Ancora non ho visto anticipazioni sul tema, anticipazioni in che senso? Di solito lui pubblica, no, degli spunti di discussione, tant'è che poi all'interno della trasmissione comunica anche, condivide anche i contributi che vengono dalla rete, alcuni in diretta, altri durante la giornata, nell'arco della giornata o nel dopo partita, sia sulla pagina di Mediaterroni che sulla pagina di Lupus in Forum. Vengono, bisogna vedere, raccolti e inseriti nella discussione. Ce li ho io 5 minuti? Sì. Così parlo un po' degli eventi. Vabbè, intanto noi riproponiamo fino, va bene così, alla locandina? Riproponiamo fino al 6 aprile, la data in cui si esibiranno al Teatro Rendano alle ore 21, e ditelo voi. Da Made in Sud, grande successo, evento organizzato grazie all'impegno dell'Associazione Culturale Giannino, più giù, sì, adesso si vede, sì, lo vedo nel petto che si vede bene, quindi al Teatro Rendano il 6 aprile. Questa sera a Civita, siamo in mondo visione, quindi a parte il fatto che anche il nostro canale digitale a Castrovilla ci arriva, però a Civita, in un piccolo bistrò così definito, che si chiama Ami e Pini, si esibirà il duo a voce bassa. Il duo è composto, tra gli altri, sono due, dalla bravissima cantante Erika Gagliardi. Fanno un repertorio abbastanza vario, che va dal fado al... Loro si presentano con una poesia di Baricco: a volte le parole non bastano e allora servono i colori, le forme, le note e le emozioni. Quindi interessante, al bistrò Ami e Pini di Civita, questa sera alle 20.30, Erika Gagliardi e Daniele Nicoletti. Poi ricordiamo che sia stasera che domani sera al Teatro Rendano con la mitica voce di Ted Neely, che ha 70 anni passati ancora proprio a tremare le zolle, come direbbe Alda Merini. Il
ennesimo, perché la Biblioteca Nazionale si sta spendendo molto nel ricordo di San Francesco di Paola, nella commemorazione del seicentenario della nascita, mi sembra questo. Quindi abbiamo parlato di arte, di musica, io vorrei chiudere con un ricordo personale. Era un musicista già a 13 anni, era molto bravo, forse ne avrebbe avuto 20 e sarebbe stato ancora più bravo. Tanti suoi amici hanno continuato a suonare, a dedicarsi alla musica, parlano molto bene nel suo ricordo, si chiamava Romano Menno. Ieri per la seconda volta la giustizia ha negato che nella sua morte ci fosse stata una responsabilità da parte dei medici. La famiglia non si rassegna, io voglio esprimere comunque la mia vicinanza e il mio affetto a due genitori per i quali è difficilissimo elaborare e accettare una vicenda simile, ma che comunque stanno donando alla città una bellissima testimonianza attraverso la creazione di un concorso musicale che si ripete ogni anno. È un concorso letterario che mi pare in questi giorni, che si chiama Diamo vita alle parole, che proprio in questi giorni vede le sue battute finali e che coinvolge i ragazzi delle scuole medie. Ciao. Chi è l'autore del libro di San Francesco? Non me lo ricordo, mi documenterò meglio per domani, tanto fino a 6. Perché mi è arrivato l'invito e poi non sono riuscita più a trovarlo. Però a che ora? Alle 17.30. 17.30. Sì, giovedì 6. L'orario non è buono. Secondo me è buono. Insomma, l'orario poi uno che entra a casa, l'orario ragionevole, cioè, se no quelle cose forse è tardi per te. È presto. Hai preso? per adesso, mi diceva Maria Rosa che probabilmente la